Comunità montana, versante ionico, dopo il nostro servizio e quello di Striscia la notizia, spariscono le 10 autovetture lussuose. Il 2014 sta per concludersi, sta per finire, ma non finiscono mai le sorprese. In questo caso, sorprese che non stupiscono più. Ricorderete il nostro servizio sulle famose macchine che la comunità montana aveva comprato. Stiamo parlando dell'acquisto delle 10 auto di lusso prodotte negli Stati Uniti, che erano costate 50.000 euro cada una, cioè 10 macchine quindi per un valore di 500.000 euro, auto di lusso, comprate dalla comunità montana versante ionico meridionale Capo Sud, che pur essendo in liquidazione, lo scorso Natale si era regalata appunto queste auto. Su questa notizia era anche venuta a Rogudi Striscia la notizia, che ha mostrato il filmato che documenta la consegna di quelle lussuose vetture della comunità montana. L'idea, come vedrete dal servizio, era quella di darle in concessione ai comuni sulle montagne della zona, quindi una per ogni sindaco dell'area grecanica, per permettere ai turisti di viaggiare più comodamente e quindi venire incontro alle necessità di questi turisti. Ma se sei un ente in liquidazione che da un anno non può neppure permettersi di pagare gli stipendi, questa manovra sembra essere alquanto azzardata. Infatti, le macchine, dopo essere state acquistate, parcheggiate in un garage, in un locale del comune di Rogudi, qui dall'interno di un magazzino, lasciate quasi per arrugginire, non si sono arrugginite. Perché? Perché a un certo punto è arrivato a Calabria Verde. Calabria Verde è il nuovo ente regionale che ha preso in gestione anche le comunità montane in Calabria e il loro personale che non riceve gli stipendi, e quindi personale al verde per stare in tema con Calabria Verde. Quella Calabria Verde che ora ha lasciato comunque al verde anche gli amministratori, i sindaci dell'area, che aspettavano di poter per questo Natale, almeno a distanza di un anno, ricevere in omaggio o quale regalo di Babbo Natale questa una lussuosa macchina da 50.000 euro, magari poi per fare un giro come turisti all'interno dell'area grecanica. Bene, dicevamo, è arrivata Calabria Verde, quindi nessun regalo per questi amministratori dell'area grecanica che per effetto dell'acquisto della comunità montana di queste macchine avrebbero potuto festeggiare a fine anno, quindi nessun festeggiamento. Noi siamo tornati nel luogo del delitto, tra virgolette, perché questo è un delitto ai danni della collettività. Pensare, la gente non ha da mangiare, pensare, i cittadini dell'area grecanica non hanno lavoro, però si fa un progetto con i fondi comunitari per comprare macchine lussuose, quindi spendere il denaro pubblico in questo motivo. Siamo tornati e la sorpresa che vi proponiamo, vedete i locali dove erano parcheggiate le macchine, le avevamo viste entrare e poi parcheggiate, non ci sono più. Bene,
andremo a chi l'ha visto, perché non riusciamo a comprendere con quale delibera, con quale criterio, oltre all'acquisto, queste macchine che comunque sarebbero costate almeno la bellezza di 5.000 euro all'anno solo per metterle in moto, cioè per l'assicurazione, per la tassa di circolazione. Mentre appunto Striscia la Notizia con il suo servizio aveva ipotizzato di un annuncio per esempio su eBay con le auto blu, invece non è servito l'annuncio, è arrivata Calabria Verde, le ha prelevate. Noi non riusciamo più a capire come funzionano in Calabria queste delibere e queste cose, ma non riusciamo soprattutto a capire come funziona nell'area grecanica, nella comunità montana, versante ionico meridionale, l'agire amministrativo.